abbiamo già fatto la sperimentazione, il Mose deve sollevarsi appena la misura arrivi sul metro. Mose in funzione con la marea un metro. L'assessore al commercio Sebastiano Costalonga interviene dopo le polemiche innescate dall'annuncio che durante la fase sperimentale del sistema di dighe mobili, cioè fino al 12 dicembre, le paratoie si alzeranno solo a 130 centimetri. Claudio Vernier, presidente dell'associazione Piazza San Marco, che si allaga da 83 centimetri, e Iginio Mascari, rappresentante dei commercianti di Rialto, dove si comincia ad andare sotto a 105, avevano subito contestato il danno che questa decisione avrebbe provocato ad una città sulla via della ripartenza. Anzi, è stato proprio Vernier ad incalzare l'assessore nel corso di un incontro organizzato da Venezia.com al Caffè Florian. Noi sicuramente l'indicazione è a chi è preposto al funzionamento del Mose è quello che il Mose deve intervenire per tenere all'asciutto la città. Il Mose non rende incompatibili la tutela di Venezia con quella della sua portualità. Costalonga lo ripete, alcune paratoie possono abbassarsi per permettere il transito delle navi senza pregiudicare la difesa di Venezia dall'acqua alta, un'opzione peraltro già sperimentata con successo. Siamo riusciti in questo periodo a sollevarci, a prendere un po' di respiro visto il Covid e l'acqua grande passata. Se dovesse accadere di nuovo, ho paura che Venezia veramente possa far fatica a rialzarsi nuovamente. Quindi assolutamente dobbiamo intervenire con chi appunto è proposto per convincerli che Venezia deve essere salvata.